Buonasera. Come sempre aspetto mezzo minuto, un minuto per chi ha piacere di collegarsi. Buona serata a tutti. Serata molto calda, almeno qui in Veneto fa molto, molto caldo, umido, afoso. Ed è proprio a causa di questo gran caldo e della relativa siccità che si sta accompagnando, che ci sta accompagnando in questa estate, che sto facendo questo tentativo di fare una serie di puntate sul tema dell'acqua. Ho messo nel titolo prima puntata perché voglio farne altre. Ho già parlato con altri colleghi, ho parlato con imprenditori che lavorano nel mondo appunto della filiera dell'acqua e mai come in estate, e soprattutto in un'estate come questa in cui in Italia la siccità sta facendo molti, molti, molti danni, è importante parlare dell'acqua, nonostante noi come Italia si sia uno dei paesi con le più grandi capacità e riserve di acqua che abbiamo grazie ai nostri serbatoi nelle Alpi, nelle risorgive, eccetera. Noi siamo uno dei paesi con più dotazione di acqua, nonostante questo stiamo passando i nostri grandi problemi. Il tema è chiaramente immenso, vastissimo. Io faccio questo tentativo ovviamente con tutta la, diciamo, la modestia del caso, l'umiltà del caso, perché il tema è vastissimo, però appunto mi farò aiutare da molti colleghi, da molti esperti, e anzi invito chiunque conosca, diciamo, esperti in materia, se vogliono dargli il mio contatto. Questa è una materia come sulle banche sulla quale batterò sempre, sempre, sempre e sempre. Voglio partire con una delle soluzioni, nel senso che naturalmente denuncerò tantissime situazioni poco lusinghiere, addirittura irregolari, però come sappiamo denunciare sì, per carità, è un'ottima cosa, però se abbiamo anche le soluzioni, decisamente è un passo in avanti. Quindi parto subito con una delle soluzioni, in questo caso non tecnologiche, ma diciamo così di modus operandi, di modalità operative degli enti pubblici e dei cittadini. E mi spiego. Sappiamo perfettamente che in Italia acquedotti, reti fognarie sono gestite da enti molto spesso pubblici, anzi, con il referendum sull'acqua, l'Italia, i cittadini italiani hanno chiesto a gran voce che tutta la filiera dell'acqua rimanga pubblica, e anche quindi a gestione pubblica. Comunque sta di fatto che in questo momento in Italia depuratori, reti fognarie molto spesso appunto sono gestite da enti pubblici. Questi enti pubblici, come qualsiasi altra impresa, molto spesso ha bisogno di credito, ha bisogno di prestiti, ha bisogno di soldi, sia per attività di manutenzione ordinaria, figuriamoci poi invece quando deve fare o manutenzione straordinaria o proprio progetti di ampliamento, progetti di miglioramento, progetti di altre infrastrutture. Allora, questa società pubblica, come qualsiasi altra società privata, chiaramente può andare in banca a chiedere un prestito. Oppure può emettere essa stessa obbligazioni a determinate condizioni, ma può emettere in molti casi obbligazioni, cioè rivolgersi direttamente ai cittadini e dire: cari cittadini, io sono la società che gestisce questo acquedotto. Ora devo fare un progetto, vuoi di manutenzione straordinaria, vuoi anche di ampliamento di nuove costruzioni. Per cortesia, io ti do una cambiale, un'obbligazione, un titolo di credito. Tu mi dai denaro contante con la assicurazione, con questa obbligazione, che io tra 10 anni, 15 anni, 20 anni ti restituisco i soldi che tu mi hai dato,
con questo tasso di interesse già predeterminato, ovviamente, da adesso a priori. Quindi il cittadino sa che può investire il proprio denaro su investimento a finalità pubbliche, magari anche locale, perché magari è proprio la società dell'acquedotto della sua regione. Quindi non investire per speculare, per fare soldi, per fare operazioni poco chiare o magari proprio nettamente speculative che non hanno nulla a che vedere con l'economia reale. Ricordiamoci questi famosi prodotti derivati, tutte queste varie operazioni particolari che sono mere scommesse fini a se stesse, non hanno nulla a che vedere con la creazione di vera economia reale. Costruzione di vestiti, di abiti, di scarpe, di trattori, di fognature, di acquedotti, eccetera. Quindi il cittadino, di fronte alla possibilità di investire, nel momento che si vede data l'opportunità da una società pubblica che gli dice: guarda, ho bisogno di questo prestito perché devo sistemare l'acquedotto, perché devo sistemare la rete fognaria o fare delle opere di ampliamento, depuratori nuovi, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una possibilità che già è in atto. Per esempio, il depuratore dell'acqua di Feltre, Feltre è una cittadina in provincia di Belluno, quindi parliamo del Veneto, è gestito da una società, la BIM GSP, che è una società pubblica, che fa parte del consorzio Viveracqua, che è il consorzio che riunisce 12 società a capitale pubblico e che gestiscono appunto il servizio idrico integrato in Veneto. Ora, questa società, per finanziare il suo investimento, appunto, non è andata in banca, non ha aperto un mutuo in banca. Per far ingrassare la banca, poi aggiungo maliziosamente. Ma invece ha partecipato all'emissione di un'obbligazione proprio legata a queste operazioni di gestione dell'acquedotto. Quindi, appunto, come ho detto, ha emesso questi titoli di credito con cui si impegna a riconoscere una determinata remunerazione agli investitori. Ma appunto la destinazione di questi soldi è precisa e specifica. È legata esclusivamente a quel determinato investimento che ha finalità pubbliche. Quindi è il cittadino che presta denaro a un ente pubblico per operazioni pubbliche che poi gli renderanno anche qualche soldino a livello di interesse. Quindi direi questa è la finanza corretta. Finanza che serve esclusivamente per la vita reale. Meglio ancora se è il pubblico a finanziare il pubblico. Anche la metropolitana milanese a dicembre dell'anno scorso ha raccolto 100 milioni di euro con queste finalità appunto di gestione appunto del servizio idrico. Quindi il mio auspicio, il mio consiglio agli enti pubblici è di utilizzare questi che genericamente si chiamano green bond, che è solita parola inglese, anglofona, che significa obbligazioni verdi, cioè significa io emetto delle obbligazioni non generiche così per un bisogno generico di credito, ma legate a uno specifico progetto a finalità pubbliche che io descrivo e con il quale mi presento agli investitori e dico: cari investitori, prestatemi questi soldi, io li utilizzerò per fare questa operazione a finalità pubbliche e nel contempo, negli anni, vi restituirò la cifra con un certo interesse, in maniera che abbiate anche un minimo di soddisfazione economica. E quindi questa era la soluzione con cui volevo partire subito con questo ciclo di, diciamo, di puntate sull'acqua, perché è una delle soluzioni, a mio avviso, più efficienti. Abbiamo bisogno, vedremo in una serie di dati che darò tra poco, abbiamo bisogno di investire per i prossimi 30 anni
2 miliardi di euro all'anno per la manutenzione delle reti idriche, ripeto, abbiamo bisogno di investire per i prossimi 3 anni 2 miliardi di euro all'anno. Quindi un totale di 60 miliardi, sono 65, io ho semplificato un attimo. Ora, i casi sono due: o apriamo una serie di mutui in banca e ingrassiamo le banche, o facciamo queste operazioni con i cittadini che finanziano i cittadini, il pubblico che finanzia il pubblico. Come potete fare, ciascuno di voi cittadino? Beh, assicurarvi, chi ha ovviamente risparmi da investire, di utilizzare fondi di investimento etici. Fondi di investimento etici, che cioè vanno in cerca di queste operazioni, appunto, di economia reale, pubblica, a finalità appunto sociale pubblica. E ovviamente l'ho detto centinaia di volte negli anni passati, al contrario, quando uno investe in banca in maniera generale, così senza specifiche, senza pretendere nulla di specifico, sappiate già che la stragrande maggioranza dei soldi in investimenti tradizionali e in fondi di investimento tradizionali invece servono soprattutto alla speculazione, servono soprattutto a quelle operazioni che poi, tra l'altro, si ritorcono contro noi stesse, perché generano una serie di speculazioni che molto spesso generano un effetto a valanga assolutamente negativo. Faccio l'esempio banale, più classico, più macroscopico, quello sugli alimenti. Le ultime due impennate sui prezzi degli alimentari nei decenni passati sono state dovute alle speculazioni finanziarie. Non c'era carestia di un determinato bene alimentare, non eravamo a corto di grano, riso, farro, mais, avena, orzo. No, non eravamo a corto, semplicemente c'erano delle speculazioni. Abbiamo parlato tantissime volte di questi strumenti derivati che sono non dico il male assoluto, ma ci vanno molto vicino. Ci vanno molto vicino, e non lo dico io, lo dicono famosi economisti. Insomma, qualcuno lo definisce uno strumento di distruzione di massa. Ecco, allora, con questa alternativa che vi ho dato subito all'inizio, apro questo ciclo di puntate dedicate all'acqua, quindi con questa possibilità di investire il proprio denaro in maniera etica, con un minimo di rendimento e per finalità pubbliche, sociali, a favore di tutti. Viceversa, invece, viceversa, passiamo subito alla notizia invece negativa: qual è il modo di agire classico della politica? Non solo nell'acqua, ma in generale, io direi in tutti i settori, dagli incendi, siamo in altro periodo maledetto per gli incendi, ma in generale per la quasi totalità dei servizi. La strategia della vecchia politica è lasciar deteriorare le cose in maniera che arrivino a un punto di deterioramento tale per cui io legittimamente, come amministratore pubblico, posso dichiarare lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza. Quando c'è lo stato di emergenza, legittimamente, quindi in maniera regolare, nessuno mi può toccare, gli appalti che fino a un momento prima dovevo indire come amministrazione pubblica in maniera super trasparente, super regolare, parificata per tutti, con tutta una serie di garanzie, di procedure, eccetera, eccetera. Nel momento in cui sono in stato di emergenza, questi appalti posso scavalcare la procedura normale e andare in procedure, diciamo così, ristrette, in procedure semplificate, in procedure in cui la discrezionalità dell'amministrazione, quindi della politica in buona sostanza, dei politici locali, di chi ha emanato l'appalto, la discrezionalità è molto più alta e quindi con chiaramente il grande rischio di fare un appalto in maniera tale che favorisca gli amici degli amici. E mi pare che negli ultimi 20-30 anni l'andazzo sia stato questo, assolutamente deprecabile. Ora, dicevo, questa è una prima puntata, io quindi mi limiterò a dare alcuni dati generali, così per introdurre
Il discorso e comincio subito dicendo che una puntata specifica la farò sulle acque in bottiglia, perché ho già tutta una serie di dati, ma sono vecchi di 3 anni, quindi li voglio prima aggiornare, prima di poterveli dare con tranquillità, con sicurezza. Comunque sappiamo perfettamente che l'Italia è invasa da multinazionali che vengono in Italia, si prendono la nostra acqua, la pagano pochissimo, pagano queste concessioni pochissimo, altro che il petrolio, il vero oro nero, il vero oro blu, il vero oro non è l'oro nero, è l'oro blu che le multinazionali vengono a prendersi in Italia, si prendono la nostra acqua, la pagano pochissimo, e però attenzione, noi stessi italiani troppo spesso siamo troppo facilitatori di questa pratica. Perché io personalmente vorrei non vedere più girare acqua in bottiglia, ma che ogni frazione, che ogni paesino, che ogni paesello avesse la sua casetta dell'acqua. La casetta dell'acqua in cui ci sono gli erogatori che emanano l'acqua potabile, magari c'è anche l'opzione acqua potabile gasata, fresca, a un prezzo molto molto inferiore rispetto al prezzo delle acque in bottiglia. Le acque in bottiglia, l'abbiamo detto migliaia di volte, solo per l'inquinamento che creano con i milioni di bottiglie, avevo postato un numero preciso qualche giorno fa, numeri impressionanti di bottiglie che finiscono poi troppo spesso in mare, perché guardate che non riusciamo assolutamente a recuperarle tutte, siamo ben lontani dal 100% del riciclaggio. E oltre al discorso della plastica c'è il discorso naturalmente del trasporto, perché tutte le volte che sono in Lazio, a Roma, e mi viene servito in ristorante, in trattoria, acqua del Trentino, acqua della Lombardia, acqua del Veneto, e io sono in Lazio, dico: ma porca miseria, ma questa si è fatta 600 km di trasporto ed è acqua, ma è possibile che qua in Lazio non abbiano uno straccio di acqua potabile, non si possa bere quella. E viceversa, quando magari sono in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, in Trentino, e mi viene servita magari acqua minerale della Puglia, della Basilicata, del Lazio, quindi ancora centinaia di chilometri di trasporto con costi e inquinamento assolutamente non più giustificabili. Ribadisco per l'ennesima volta quello che ribadiscono le principali associazioni di consumatori. Quindi non lo dico io, lo dicono le principali associazioni di consumatori. I test effettuati sugli acquedotti italiani sono buoni, sono positivi. Questo non vuol dire che tutta l'Italia sia a posto, assolutamente no. Però nella buona maggioranza gli acquedotti italiani sono sicuri, controllati, verificati e l'acqua è potabile. L'acqua di acquedotto si controlla continuamente, quindi sulla sua sicurezza abbiamo dati decisamente buoni. Ribadisco, sono risultati che da anni le principali associazioni di consumatori italiani ribadiscono, quindi non sono così, sensazioni personali, non mi permetterei mai di parlarvi per sensazioni personali. Potete andare nei vari siti appunto delle associazioni di consumatori e verificare che da anni i test che vengono effettuati sulle acque di acquedotto sono buone, sono risultati mediamente buoni. Ribadisco, questo non significa che la situazione sia a posto in tutta Italia, anzi, parlando di acquedotti, il dato generale è che la perdita media è attorno al 40%. Qualche giorno fa la Radio Trescenza ha fatto una puntata specifica sull'acqua e addirittura ha parlato di una media del 50%, una media di dispersione dell'acquedotto. Quindi, come dicevo, lavoro da fare ce n'è, l'ho già detto e lo ripeto, sono necessari investimenti nei prossimi 30 anni di 2 miliardi di euro all'anno per i prossimi 30 anni. Questo perché abbiamo infrastrutture molto vecchie, il 60% degli acquedotti italiani ha oltre 30 anni,
un quarto degli acquedotti ha oltre 50 anni e quindi capite che siamo in situazione in cui almeno la manutenzione ordinaria è necessaria. Tra l'altro mancano molti impianti di depurazione e impianti fognari e si fa poca manutenzione su quelli esistenti, tanto è vero che su questa materia delle depurazioni fognarie abbiamo aperta un'ennesima procedura di infrazione dall'UE. Abbiamo aperta un'ennesima procedura di infrazione. Noi abbiamo circa, mi pare, 65 procedure aperte di infrazione e una di queste è proprio relativa al fatto che le acque reflue non vengono ancora depurate in modo adeguato. Per cui, prima che mi dimentichi, l'ho già detto, lo ribadisco. Oltre alla soluzione di questi green bond, di queste obbligazioni verdi, ribadisco anche il fatto che chi investe nell'economia reale, nei fondi di investimento etici, nei fondi di investimento etici, spesso ha dei rendimenti estremamente interessanti. E quando mi chiedono ma come si fa a investire in maniera etica e avere anche degli ottimi rendimenti, uno degli esempi che porto è quello dell'acqua, perché per gestire l'acqua, tutta la filiera dell'acqua, c'è bisogno di depuratori, desalinizzatori, impianti fognari, acquedotti, c'è tutta una filiera industriale che gira attorno al mondo dell'acqua e che produce beni e servizi. E se io decido di investire i miei risparmi in queste società, posso avere anche delle buone soddisfazioni economiche. Io l'ho detto più volte, i miei risparmi sono investiti in fondi di investimento etici e uno dei reparti in cui si investe è questo, quello dell'acqua. L'ho detto tante volte, fondi di investimento etico non investe in petrolio, non investe in OGM, non investe nelle energie nucleari, non investe in armi, non investe in tanti altri settori inquinanti, in farmaceutiche per esempio, investe in settori come le energie rinnovabili, come l'agricoltura di qualità, come appunto la filiera dell'acqua. Quindi la filiera dell'acqua è una delle filiere che anche dal punto di vista industriale, imprenditoriale, economico, avrà un enorme bisogno di svilupparsi negli anni futuri e quindi chi investirà con l'aiuto naturalmente di professionisti capaci, di chi gestisce i fondi etici in maniera capace, potrà avere anche dei rendimenti economici decenti, decenti. E, ovviamente queste puntate che farò sull'acqua, come ho detto dall'inizio, saranno diverse. Sicuramente parleremo anche dell'acqua salata, cioè dei mari. Ovvio che l'acqua dolce è quella che ci interessa immediatamente perché dobbiamo bere acqua dolce, però il ciclo dell'acqua è sempre quello, quindi l'acqua alla fine finisce in mare. Per quanto riguarda il mare, si è calcolato finalmente il valore economico dei servizi ecosistemici garantiti dagli oceani ed è una cifra impressionante, 30.000 miliardi di dollari. Io ho già detto diverse volte che finalmente l'ISPRA l'anno scorso aveva calcolato il valore economico, quindi in euro, di un ettaro di terreno, verde, vergine, verde, erba, cespugli, boschetto, quello che è. Quando lo si cementifica, il danno economico dovuto appunto alla mancanza dei servizi ambientali e idrici di quell'ettaro che si cementifica, ecco, il danno che si crea sono 40.000 euro per ettaro, 30-40.000 euro per ettaro. Quindi ogni volta che voi vedete un nuovo edificio, un nuovo quartiere, una nuova cementificazione, sappiate che potete dire a ragion veduta, ripeto, un dato calcolato dall'ISPRA, l'Istituto per la Protezione Ambientale, sapete che per ogni ettaro perso sono 30-40 mila euro di danni che quindi la collettività dovrà sborsare, perché la natura non farà più determinati lavori, dovremo farli noi pagando.
ritenzione delle acque, impollinazione, eccetera, eccetera, non li farà più la natura, dovremo farli a noi pagando. Quindi quando vedete costruire nuovi centri commerciali, nuove zone industriali, abbiamo sempre detto l'articolo 41 della Costituzione dice che l'iniziativa economica è libera, ma deve svolgersi in maniera da non arrecare danno alla collettività. Questo dice la Costituzione in maniera estremamente semplice, articolo 41. L'iniziativa economica privata sì, è libera, ma deve svolgersi in maniera da non arrecare danno alla collettività. Ricordatevelo, io questo lo dico continuamente. Assolutamente grande lode agli imprenditori onesti, sono, io lo dico sempre, sono degli eroi perché fare impresa in Italia o si è pazzi o si è eroi, qualche un misto tra le due cose. Grande lode a chi si comporta in maniera onesta, però altrettanto grande critica a chi invece lo fa in maniera disonesta, a chi inquina, a chi non rispetta le normative, a chi crea dei danni che poi invece il pubblico, i cittadini devono pagare. Allora dicevo, parleremo naturalmente anche di mari, di oceani che sono in situazione catastrofica. Ribadisco, ci danno servizi per 30.000 miliardi all'anno, la cifra è stata calcolata dalle Nazioni Unite 2 anni fa. Sono la spugna del calore atmosferico perché il 90% del calore atmosferico, quello che c'è in aria, viene poi assorbito dagli oceani che quindi si comportano proprio come spugna del calore, assorbono anche il 25% dell'anidride carbonica e questo è uno dei tanti problemi oltre alle plastiche che stanno invadendo sempre di più. Con questo ritmo nel 2050 avremo tanta plastica quanti pesci. Questo è già stato calcolato con il ritmo attuale di sversamento di plastica nei mari, negli oceani. Nel 2050 avremo tanti chilogrammi di plastica in mare quanti chilogrammi di pesce. Credo che ogni commento sia superfluo. Il fatto che l'oceano assorba un quarto dell'anidride carbonica sta già dispiegando grandi danni perché l'acidità degli oceani sta aumentando. E gli esperti ci dicono che basta uno spostamento dell'acidità, che si misura con il pH è l'unità di misura dell'acidità, basta uno spostamento dello 0,1 di questa unità di misura, che le conchiglie e i coralli non riescono più a calcificare, quindi a creare il corallo, a creare le conchiglie che proteggono i vari molluschi, le varie forme di vita appunto che si servono di gusci di conchiglia e questo sta già purtroppo succedendo. Quindi naturalmente parleremo anche della situazione degli oceani, dal momento che le previsioni generali, sempre fornite dalle Nazioni Unite, dicono che è molto probabile che nei prossimi decenni fino a 2 miliardi di persone, quindi una persona su 4, fino a 2 miliardi di persone, quindi una persona su 4, potrebbe vivere in regioni in cui le riserve d'acqua sono o zero o quasi zero, quindi una situazione catastrofica. E noi non siamo assolutamente estranei a questa situazione perché Italia e Spagna, che sono i due paesi più a sud dell'Europa, sono anche i primi che si stanno già desertificando, stanno già subendo l'effetto dei cambiamenti climatici e si stanno già diversificando. Tra l'altro, qui della serie Cornuti e Mazziati, non solo abbiamo questi danni, ma non abbiamo nemmeno dati di partenza sufficienti. E cosa voglio dire? Voglio dire che mentre di petrolio e gas sappiamo con grande precisione dove sono e quanto ce n'è e di che qualità sono, dell'acqua non sappiamo con sufficiente precisione assolutamente quanta ce n'è,
quanto le falde si stiano abbassando con che ritmo, quanto inquinata è l'acqua. Insomma, non abbiamo dati di partenza, una fotografia di partenza sufficientemente definita per poter ovviamente prepararci e agire di conseguenza. Quindi ribadisco, ne sappiamo di più sul petrolio e sul gas che non sull'acqua, ma l'acqua ci serve decisamente di più dal momento che il petrolio e il gas, grazie alle energie rinnovabili, questo naturalmente chi mi segue lo avrà sentito e risentito decine di volte, li sostituiremo con le energie rinnovabili e no, non sono io a dirlo, sono i grandi esperti. Proseguendo sempre della serie Cornuti e Mazziati, per finire questa puntata introduttiva, Cornuti e Mazziati, anche per il solito discorso, che così come nelle fonti di energie rinnovabili la tecnologia necessaria c'è, anche per l'acqua le tecnologie necessarie ci sono per vivere in maniera sostenibile. Ora, dato macroscopico, il genere umano utilizza la metà dell'acqua dolce che c'è sul pianeta, si impossessa della metà dell'acqua dolce che c'è sul pianeta. Di tutta quest'acqua dolce che il genere umano utilizza, almeno in Italia, il dato specifico per l'Italia, il 70-80% è utilizzato in agricoltura. Quindi ribadiamo, dato di partenza importantissimo, in Italia il 70-80% di utilizzo di acqua dolce è per scopo agricolo. È per scopo agricolo, quindi è importantissimo andare ad agire su questo enorme consumatore, principale consumatore. E qui dall'irrigazione a goccia che deve sostituire quella a pioggia. Io ogni volta che vedo irrigazione a pioggia piango io perché irrigazione a pioggia è uno spreco bestiale di acqua. La gran parte di acqua se ne va sotto forma di evaporazione senza andare alle radici, senza arrivare alle radici. Rimane su foglie, terreno, ma la quantità eccessiva fa sì che una grossa parte venga persa in evaporazione. Non lo dico io, lo dicono gli esperti naturalmente. Quindi quando vedo impianti di irrigazione a pioggia, ribadisco, io piango, è una perdita secca enorme. Così come piango ogni volta, piango ovviamente metaforicamente, mi incavolo, quando vedo le fontane aperte. Le fontane ovviamente non quelle a ciclo chiuso, non quelle in cui c'è sempre la stessa acqua che gira quel motorino, chiaro, quelle no, diciamo che si può ragionare anche su quelle, però mi arrabbio quando vedo le fontane, quelle da falda, da risorgiva, da falda, in cui c'è questo oggetto di cui nessuno usufruisce, l'acqua va a finire nel primo fossetto, fossetto, canale, fiumiciattolo, fiume, mare, si mescola con l'acqua salata e il bene più prezioso che abbiamo viene perso, totalmente sprecato, senza fare felice nessuno, una perdita secca. Per cui l'appello è a tutti, ho la certezza che in Veneto c'è un'ordinanza dal 2012 che impone la chiusura delle fontane ornamentali, si dice così, le fontane, quelle che non servono a niente se non a bellezza, se non per la pura bellezza, la gioia di vedere l'acqua, ecco. C'è un'ordinanza, del Veneto che dal 2012 impone la chiusura di queste fontane. Certamente potrete utilizzare l'acqua per lavare, vestirvi, cucinare, ovviamente sì, ma non per le fontane. Anche perché, io dico scherzando, ma non è uno scherzo, chi ha la fontana e butta così l'acqua, la disperde, ma scusatemi, ma siete anche poco economi, nel senso che almeno imbottigliatela e vendetela. Persa per persa, fatene un business, imbottigliatela e vendetela. Ora, ribadisco, in Veneto c'è questa ordinanza
che impone una valvola che chiuda le fontane a uso ornamentale. L'acqua è un bene preziosissimo, non sprechiamolo, non sprechiamolo. Quindi irrigazione a goccia, c'è l'università di Bari o Piemontese, non mi ricordo esattamente, poi vi metto il link, che sta studiando anche irrigazione con acque provenienti direttamente dai depuratori, quindi un ciclo molto più chiuso, irrigare con acqua proveniente dai depuratori. Ma in generale appunto le tecnologie le abbiamo per avere un ciclo dell'acqua decisamente molto più sostenibile rispetto all'attuale. Ora, ribadisco, siamo in estate, è un bel pezzo che non piove, adesso molti di noi saranno attenti alla questione pioggia, acqua potabile, eccetera. Vediamo di rimanere attenti tutto l'anno e di pretendere dalla politica una politica seria tutto l'anno sulla gestione dell'acqua. Sulla gestione dell'acqua. Ovviamente i miei colleghi in Commissione Agricoltura, in Commissione Ambiente, in Commissione Infrastrutture stanno già lavorando su queste tematiche e continueranno a lavorare. Io mi sforzo di fare un po' di divulgazione, di dare un po' di numeri, per tenere il più possibile i fari accesi su questo argomento. Ribadisco, farò ulteriori puntate con esperti professionisti del settore e quindi chi di voi ha determinati nominativi, magari se vuole passargli il mio contatto e verifichiamo se possiamo fare qualcosa assieme. Credo che questo sia un argomento di cui vada parlato continuamente finché non avremo una situazione totalmente sotto controllo. Come si dice, quando il problema non c'è più, quando il problema non c'è più, ovviamente poi non se ne parla più, non si procede con la gestione ordinaria, ma il problema in Italia ce l'abbiamo e come. Quindi, rimando per chi si fosse collegato da poco all'inizio del video, nel quale ho descritto appunto la possibilità. Già una possibilità concreta di migliorare moltissimo la situazione, sottoscrivendo appunto le obbligazioni verdi, i green bond degli enti pubblici che gestiscono la filiera delle acque, delle reti fognarie, eccetera. E, tra poco appunto chiudo il collegamento, quindi il video sarà integralmente disponibile sul mio profilo Facebook. Creerò una sezione apposita nel mio blog. La chiamerò proprio Acqua, in cui metterò uno per uno questi video che ho intenzione di fare appunto a partire da oggi, perché l'acqua, così come l'energia e così come le banche, sono tre argomenti che ci accompagnano la vita tutti i giorni, senza i quali non possiamo avere un futuro, diciamo, sostenibile se non sono gestiti, appunto, regolamentati in maniera che nessuno possa avere situazioni di privilegio o mettere a danno, o mettere a pericolo gli altri. Quindi chi vorrà darmi una mano è ben accetto, scrivetemi, mettetemi in contatto, io naturalmente ho già tutta una serie di contatti, ma chiaramente non ho la pretesa di conoscere il mondo intero. Ribadisco, è un mio personale tentativo così per continuare a parlarne. Dal momento che sì, è vero, in televisione ogni tanto se ne parla, ci sono puntate di approfondimento, anche Radio Trescenza vi metterò la puntata di approfondimento su questo argomento, ma io continuo a ribadire, a pensare che la vera rivoluzione si fa dal basso con una rivoluzione culturale, nel senso che nel momento in cui il pubblico, i cittadini sono informati e vogliono determinate soluzioni, vanno dai politici e se se tanti tanti cittadini premono per determinate soluzioni, le cose si fanno. Ribadisco sempre l'esempio che uso in moltissime occasioni per dire che la politica risponde quando c'è la pressione dal basso, quando c'è una forte pressione dal basso. La politica risponde, vi ricorderete il caso Stamina, 4 anni fa,
inizio di questa legislatura, il famoso metodo stamina per curare, sembrava, tutta una serie di malattie gravi, gravissime, il servizio delle Iene è molto commovente con purtroppo queste situazioni tragiche, perché ci mancherebbe altro, situazioni tragicissime, assolutamente infelici di malattie, ci furono questi servizi televisivi, i giornali poi che partirono a sprombattuto con questo metodo stamina, i cittadini premettero il Parlamento, arrivarono decine di migliaia di mail nei giornali, nelle TV, non si parlava d'altro, tutti quanti dicevano bisogna risolvere questo problema, bisogna fare qualche cosa. La politica rispose. Adesso io non voglio entrare nel merito bene o male, giusto, sbagliato, si fa, non si fa, ci sono sentenze già definitive sul caso e quindi rimando alle notizie precise sul caso. Io parlo del fatto che la politica rispose in un mese a una pressione che venne dalla cittadinanza. Quindi quando la cittadinanza spinge su un determinato argomento, la politica non può ignorarlo oltre un certo limite. Ma per fare in maniera che la cittadinanza spinga, bisogna che le cose si sappiano. E quindi l'acqua, così come l'energia, così come le banche, saranno argomenti di cui vi parlerò finché avrò fiato spero di dare un contributo e spero che le informazioni siano interessanti. Se vi sono piaciute, condividetele. Se ne avete altre, mandatele. Io cercherò di metterle, di organizzarle tutte come al solito su dei documenti quanto più possibili strutturati, in maniera che tutti quanti ne possano fare utilizzo. Quindi grazie a tutti, buona serata, buonanotte e speriamo che piova presto. Ciao, buona serata.